Buonasera a tutti, le cose da dire sono tantissime, ma io ho l'onore di poter dare la parola al presidente onorario dell'ANPI, il senatore Attilio Martino. Cari partigiani, e so che ci sono molti qui che sono nipoti o figli o sorelle di partigiani che purtroppo ci hanno lasciato. Nella lotta di liberazione nazionale che ci ha restituito la libertà e la democrazia e ha posto le basi per l'elezione dell'Assemblea Costituente, che dopo 18 mesi di lavoro ha approvato il testo della nostra Costituzione entrata in vigore il 1 gennaio 1948. Essa appartiene a tutte le culture e orientamenti politici che hanno contribuito a realizzarla. I padri costituenti stessi infatti avevano con lucidità previsto che nel tempo la Costituzione potesse essere modificata, indicando fin da allora le modalità con cui farlo. Noi partigiani per il sì pensiamo che dopo 70 anni le modifiche proposte non solo non sminuiscono, non snaturano la nostra democrazia, ma la migliorino. Io voglio innanzitutto ringraziare naturalmente i partigiani che sono qua, gli amici e compagni dell'ANPI e anche i sindaci, tutti i cittadini, tutte le persone che hanno voglia di condividere questo momento che, lo dico subito, è un momento per noi di grande serenità, di grande tranquillità. Io voglio che questa campagna elettorale per quanto possibile sia la più tranquilla, calma, pacata possibile. Ho fatto una riflessione col vostro presidente della regione che è qua, Sergio Chiamparino, che saluto e che ringrazio qualche giorno fa. Grazie. Oggi io ho passato la giornata a Cuneo e nella provincia di Cuneo e lui con i vescovi, è il trapasso, oggi è il contrapasso. E noi vogliamo che questa nostra grande occasione di democrazia che si svolgerà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, sia la più civile e la più pacata possibile. Devo però confessare che oggi sono proprio fuggito dalle parole romane, dalle chiacchiere romane, dalle discussioni romane e mi sono coltivato una giornata della quale vorrei ringraziarvi qui a Cuneo. Non ho toccato soltanto Cuneo, Oscar Farinetti mi ha fatto un trattato filosofico dei rapporti tra Cuneo e Alba. Non so chi sta applaudendo, se stanno applaudendo quelli di Cuneo o quello di Alba, per non sbagliare siamo andati anche a Bagnolo e siamo partiti dalle scuole. Siamo partiti dalle scuole, la scuola di Bagnolo, la scuola di Mondovì, due scuole inaugurate, sbloccate nei scorsi mesi, due scuole molto belle e due scuole che danno il senso profondo di un messaggio. L'Italia ha un futuro se rimette al centro la scuola, gli studenti, la capacità educativa, la grande scommessa sulle nuove generazioni. Oggi io da Bagnolo e da Mondovì ho detto a nome del governo italiano una cosa, che sì è vero, appena arrivati a Palazzo Chigi abbiamo sbloccato il patto di stabilità per alcuni comuni per investire sulla scuola, ma lo diciamo con ancora più forza oggi qui ai nostri amici e compagni di strada dell'Europa. Non c'è regola che tenga rispetto all'esigenza di mettere in sicurezza i nostri figli e le nostre figlie. La stabilità dei nostri bambini viene prima di tutte le regole di stabilità tecnocratiche e burocratiche di qualsiasi parte del mondo. Prima i bambini, prima i ragazzi, prima la sicurezza e poi il resto. E da questo punto di vista anche nella prossima legge di stabilità tutti coloro i quali dovranno fare investimenti
sull'edilizia scolastica, facendo però per bene, senza buttare via un solo centesimo, con il controllo sacrosanto di tutte le istituzioni preposte e con interventi forti dal punto di vista della sostenibilità ambientale, dell'adeguamento antisismico, della qualità della vita, dei colori, perché le scuole devono essere anche belle per i nostri bambini, per i nostri ragazzi, tutti coloro che vorranno fare investimenti in questo senso saranno aiutati, benvenuti e incoraggiati da parte del governo. Quindi oggi mi sono fatto due scuole. Poi mi sono tuffato nella realtà industriale di questa vostra provincia. Ora vi sto facendo il racconto della giornata perché mi sono trovato bene. Lo so che siete qui per parlare del referendum, però tre minuti per parlarmi di Cuneo dovete lasciare perché mi sono trovato talmente bene che... Allora, intanto ci sono quelle dell'agroalimentare, ovviamente, perché la provincia di Cuneo, io non me lo ricordavo, l'avevo studiato qualche anno fa quando venni proprio qua, ma la provincia di Cuneo è la provincia numero uno in termini di export agroalimentare in Italia. Date il filo a tutti, penso che seconda sia Verona, poi arrivano Parma, Bologna, Milano, Salerno, voi siete i numeri uno, 2,1 miliardi di export, e naturalmente non potevo che iniziare dalla Ferrero. Oggi abbiamo dato lo start, l'hanno fatto loro, io sono stato lieto di essere ospite dei 70 anni della Ferrero, anche lì, ma uno non se lo immagina mica, perché la storia di un piccolo laboratorio artigianale, una pasticceria ad Alba, che nel giro di 70 anni diventa una multinazionale straordinaria con dei brand che sono famosi in tutto il mondo. Tu vai a Central Park, c'è una staffa con le 14 cose di cui uno non può fare a meno nella vita, una è la Nutella, secondo la staffa. Ed è bellissimo immaginare esattamente questo, che vado al G20 la settimana scorsa, tutti i grandi leader mondiali, i cinesi dicono, beh, questo è un luogo fantastico dove investire, Hangzhou. Io riguardo e faccio, noi italiani abbiamo già fatto, perché lì c'è uno stabilimento della Ferrero che ha il 27% del mercato cinese. E quanto è importante aprirsi nell'agroalimentare, perché non basta fare le visite per dire che è bello. Io penso al vostro vino, che è straordinario, lo sappiamo, penso al vostro vino e penso al mercato che è ancora aperto. Dice, Matteo, ma che noia, ci ragioni del futuro. Sì, sì! Vi racconto anche questa, in Cina, Jack Ma, il capo di una struttura che si chiama Alibaba, ha creato una giornata, la giornata del vino, l'ha fatta il 9 settembre, 9-9 in inglese, ma 9 in cinese vuol dire vino. Senti che giro si sono inventati per fare marketing. 9-9, il giorno del vino in Cina, 100 milioni di cinesi hanno comprato una bottiglia di vino. E 51 milioni l'hanno comprato per la prima volta una bottiglia di vino. Allora voi capite che la nostra qualità, la nostra eccellenza, la nostra bontà, le nostre realtà sono fantastiche. Non è vero che sono cose che appartengono al passato, l'abbiamo detto agli allevatori della Granda, avendo anche mangiato qualcosina, tipo 3 piatti di carne cruda, 2 piatti di gradisca, eravamo lì che si fa, poi passo male, se vengo e non mangio mi dicono, lo fai perché la carne toscana, quindi mi sono ben volentieri sacrificato, un grandissimo sacrificio, guardate. E questo sacrificio morale e umano che ho dovuto fare con grandissima gioia, poi il confronto con gli allevatori. Io vengo da una cultura contadina, mio nonno faceva il sensale, il mediatore, e trovi in quei valori un pezzo dell'Italia, si direbbe del passato, sì, ma anche del futuro, perché se noi scommettiamo sulla qualità, questa parte sarà un pezzo dell'Italia del futuro. E dobbiamo avere fiducia, forza nel futuro, crederci. È vero che fa paura, è vero che ci sono incognite, è vero che uno ha la preoccupazione dei robot, dell'intelligenza artificiale, ma è bello il futuro se ci andiamo insieme, è bello il futuro se l'Italia si mette insieme e porta avanti le sue realtà d'avanguardia. E siamo stati alla Venchi, un'altra realtà che ha fatto dei passi in avanti straordinari, 144 assunzioni con il Jobs Act nell'ultimo periodo, ancora cioccolato, dolci. E che realtà! Abbiamo preso un impegno con Daniele e con tutti i suoi della Venchi, tra 13 mesi vogliamo inaugurare il nuovo capannone, il nuovo stabilimento, perché è fondamentale che ci sia un domani e sempre più realtà innovative. E poi adesso siamo stati qua a Cuneo, alla Merlo,
1150 persone che con l'ingegneria, l'innovazione e gli investimenti sono capaci di immaginare il futuro. Ma perché ci hai fatto tutta questa storia? Per dire che l'Italia, quella che ci prova, quella che costruisce, quella che non si lamenta, o comunque se si lamenta poi si tira sulle mani che ce la fa, è un'Italia bellissima. Il governo arriva, apre una consultazione, chiama i professori universitari, il mondo delle facoltà di giurisprudenza e si fa dare dei suggerimenti. Poi fa un testo, lo scrive e lo manda in Parlamento. Questo testo viene votato 6 volte dalla Camera e dal Senato. E va alla Camera, poi va al Senato, poi va alla Camera, poi va al Senato, poi va alla Camera, poi va al Senato. 121 modifiche, 84 milioni di emendamenti presentabili, discussione per 2 anni e rotti. Alla fine c'è un voto che porta il testo della riforma costituzionale. E in questo testo io vorrei che potessimo guardare gli argomenti veri che ci sono. Sento dire, è una riforma che riguarda la legge elettorale. No, non c'entra niente. Ah, ma voi avete approvato una legge elettorale? Sì. Allora dovete dare la disponibilità a cambiarla. A me questa legge elettorale piace, però vogliamo cambiarla? Vogliamo dare un segnale? Eccoci, ci siamo, cambiamo. No, questa riforma costituzionale riguarda i poteri del Presidente del Consiglio. Io potrei dire in modo istituzionale no, ve la dico peggio, vi dico magari li riguardasse. Non c'entra niente i poteri del Presidente del Consiglio. La riforma di Berlusconi dell'altra volta aveva riguardato i poteri del Presidente del Consiglio. La riforma che aveva voluto D'Alema, poi non passò, la famosa bicamerale, nel 98 riguardava i poteri del Presidente del Consiglio. Ma la nostra riforma costituzionale non cambia nessun tipo di potere del Presidente del Consiglio, che sia che passi il sì, sia che passi il no, rimane con gli stessi poteri, con le stesse responsabilità. Ah, ma questa è una riforma che riguarda, è di spersonalizzare. Via, spersonalizzare. Abbiamo sparecchiato tutto, così che possiamo leggere il quesito che avrete in mano nella scheda. Anzi, io credo, mi hanno detto, Sergio, qual è la tecnica strategica di comunicazione che farete? Io ho detto, distribuire il facsimile. La nostra campagna di comunicazione sarà distribuire il facsimile. Perché? Ve lo leggo. Approvate voi il testo della legge costituzionale concernente, ce l'avete dietro? Eccolo, facile. Disposizioni per il, sono 5, superamento del bicameralismo paritario, una, riduzione del numero dei parlamentari, 3, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, 4, la soppressione del CNEL. Non fate quella faccia, perché magari c'è qualcuno che gli piace il CNEL e vota no, dice perché lo piace il CNEL a me. La revisione del titolo quinto della Costituzione. Questi sono i 5 punti. Non c'è legge elettorale, non c'è Presidente del Consiglio, non c'è durata della legislatura, lasciali qui che adesso li guardiamo. Quindi chi vota sì, cambia e riduce i parlamentari, supera il bicameralismo, contiene i costi, cancella il CNEL e revisiona il titolo quinto. Chi vota no, non è che fa peccato mortale, semplicemente lascia le cose come stanno. Lascia le cose esattamente come sono adesso. E allora io cerco di essere veloce, perché quando parlo di queste cose mi rendo conto che alla fine uno dice, ma cosa ha a che fare con la mia vita? Ora poi ve lo dico. Primo punto, il bicameralismo paritario, che vuol dire? Il ping pong. Soltanto in Italia e in altri 2 paesi dell'Unione Europea c'è il bicameralismo paritario, dove Camera e Senato votano la fiducia e fanno le stesse cose. Soltanto in 2 paesi. Chi vota sì vuole cambiare, chi vota no lascia le cose come sono. Secondo punto, la riduzione del numero parlamentare, vi ho detto. Perché magari qualcuno di voi dice, no, io ne voglio 945. Ho capito, allora vota no. Se ne vuoi 945, voti no. Se ti basta pagarne 630, che è un numero apprezzabile, voti sì. Magari c'è qualcuno di voi che dirà, io voglio votare perché da grande voglio fare il senatore. Allora, okay. Il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni. Chi vota sì risparmia. Magari c'è qualcuno che dice, io voglio spendere di più.
io non voglio contendere, perché è questo il referendum. Tutto il resto che abbiamo letto in questi giorni è importantissimo per la politica e noi abbiamo il cuore aperto a discutere di tutto, ma non c'entra nulla con la riflessione del referendum costituzionale. La scheda è questa. Poi c'è il CNEL, la soppressione. Il CNEL in 70 anni ci ha costato 1 miliardo, l'equivalente di 1 miliardo di euro. Ho zero risultati concreti. E infine la revisione del titolo quinto, che ha portato a delle discussioni, perché questa l'abbiamo già fatta una volta, l'ha fatta il centro-sinistra, su alcune cose ha funzionato poco. E quindi se noi semplifichiamo alcune funzioni, noi facciamo sempre l'esempio della promozione turistica all'estero, o del fatto che da Milano a Roma ci vogliono 6 autorizzazioni diverse di trasporti eccezionali, con questi meccanismi sarà molto più semplice migliorare il funzionamento tra Stato e Regione. Ecco, io vi ho fatto questo elenco per dire che il referendum è un referendum che non cambia la decisione dei poteri del Presidente del Consiglio dei Ministri o chissà che cos'altro, cambia queste cose qui, è bene saperlo ed è bene discutere. Bene saperlo ed è bene discutere, naturalmente, però poi bisogna anche decidere e votare. Io ci metto un elemento in più. Secondo me, se l'Italia diventa un po' più agile, un po' più semplice, meglio. Questo tentativo di semplificare, tirar via, di ridurre le cose che non servono e cercare di essere un po' più agili, a mio giudizio aiuta il paese. Perché? Perché nel racconto che vi ho fatto all'inizio, partendo da Cuneo, partendo dalle storie di Cuneo, cosa capiamo tutti insieme? Che per essere nel mercato globale, per essere cittadini del mondo, bisogna essere veloci, bisogna essere agili, bisogna avere un paese che non sia fermo da meccanismi e vado di qua e vado di là, e vado di qua e vado di là. Ecco il motivo per il quale io vi chiedo un aiuto. La mia parte io la farò, girerò tanto per l'Italia come sto facendo, ma da Presidente del Consiglio, per incontrare le persone, per vedere le aziende, per imparare cose nuove, anche per mangiare la carne cruda, e ne hanno fatto bere poco apposta perché erano preoccupati. Ma questo mio lavoro non basta, non serve, non è importante. La cosa più importante è che ciascuno di voi, tornando a casa, senta che questo è il suo referendum.